Tutte cose della Nintendo, ragazzi e ragazze, benvenuti in Italia. Io sono Davide Giovanni e oggi siamo qui in un walkthrough su quello che è il mio gioco preferito in assoluto, What Remains of the Edith Finch. Come vedete ci possiamo già muovere fin dal primo momento. E ragazzi, questo è un gioco che dire bello è dire molto poco. È un gioco bellissimo. Ok, ecco che iniziamo. Com'è già che si faceva? Non mi ricordo un cazzo. Ok, con R2 si girano le pagine. Quindi ok, ce A lot of l'abbiamo this fatta. isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. Guardate, guardate quanta cura. Quanto amore per un pezzo che ci passi 10 minuti e poi ti le vede i coglioni e non lo vedi più. Fatemi fare un bello screen qua. Perché no, cioè guardate quanta cura nei dettagli, I quanta lived here until I was bellezza. 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. È bellissimo. È davvero stupendo. È magnifico. Questo sarà un walkthrough integrale, quindi avrete suddivisi in non so quanti episodi, magari 3 o 4, tutto il mio gameplay con meno tagli possibili perché dovete vederlo tutto questo gioco. C'è una cassetta della posta. Tiriamo Inside the giù. mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Ok, spero che... No, tira via. Ok. Spero che non sentiate troppi I rumori haven't been back perché... since my brother Lewis's funeral. Qua la scritta. Allora, a volte sì, c'è sta cosa delle scritte che sono girate in posti strani, quindi può capitare di perderle. Spero che l'audio si senta bene. Non so, spero di sì. Come vedete qua c'è l'acqua. Guardate quanto è fatta bene quest'acqua. Guardate. Inner will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Guardate qui che... Che cura nei dettagli. Maybe she thought I'd know, or she thought the mystery would be enough to bring me back. Ok, qui una cosa molto interessante è che possiamo scegliere se andare a destra o a sinistra e sbloccheremo dei trofei nel caso andassimo da qualunque parte. Noi attualmente andiamo di qui. Non c'è un modo per correre, però vi avviso già, questo gioco è solo narrazione, non c'è nient'altro. Ed è... La parte bella di questo gioco è che è I haven't driven delicatissimo. this way in a long time, but I saw a few hoofprints. Nessuno è venuto qui in macchina da tanto tempo. Eh già, signorina. Madonna, guardate quanta bellezza! Comunque, quello che stavo dicendo, cerbiatto. Seccalo che ci fa un salame buonissimo con quello. Quello che stavo dicendo è che il gioco è delicatissimo. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. La verità è che perfino dopo aver ereditato la casa non ho And now I pen... have questions about my family that only the house knew the answers to. Domande circa la famiglia. Adesso vedrete bene cosa è successo alla famiglia. Cioè, guardate... Aspettate. Questo è stra-thumbnail. Che figata. The house looks exactly like I remembered it, the way I've been dreaming about it. La casa è enorme. È davvero gigantesca. Ok, ho regolato un po' l'audio, dovrebbe essere sistemato meglio. E guardate quanto bello. Quanto è I bello. asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was Porca six. troia. It seemed like an odd joke to me, even then. Vabbè, sicuramente particolare. Di spirito. Come vedete è pieno di questi... manifesti, questi fogli, manifesti per una persona scomparsa. Mi ricorda un mucchio Life is Strange, sta cosa. Io quando vedo sti manifesti, la prima cosa che mi viene in mente è Life is Strange. Anche quello lì è un altro bellissimo gioco. Ok, ci avviciniamo alla casa. Madonna, quanto cazzo è thumbnail questa! Guardate che visione stupenda! Che visione bellissima! Ma It's a qua. child,
The house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Beh, effettivamente una casa così grande da dei bambini potrebbe essere una cosa un po' che mette un po' i brividi. Cioè, guardate quanto è grande. Allora, una cosa che il difetto di questo gioco, l'unico, letteralmente l'unico difetto di questo gioco per me è che non ci sono interazioni con cose che non servono ad andare avanti nella storia e basta. A parte, vabbè, quel drago che dà qualche informazione che comunque avremmo ricevuto più avanti. Però a parte quello, non ci sono altre informazioni, cioè non ci sono altre interazioni extra, ma ragazzi, guardate qua che spettacolo. Cioè, cosa ti servono delle interazioni extra quando c'è tutto sto popò di Dio? Sto popò di videogioco bellissimo e fighissimo. Cioè, guardate quanta cura nei dettagli che c'è, ed è così ovunque. Non si vedono i piedi e c'ha l'anellino al collo. Ci sta, bellino, con una piuma. Comunque, sì, è pieno di sti fogli. Se ci fosse scritto Rachel sarebbe Life is Strange, ma c'è scritto un altro nome, Milton, quindi non è così. As a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Paura della casa. 17 anni ha la ragazza. Ok, forse così l'audio è anche un pochino alto, eh. Sto sperimentando con l'audio, poi vedremo come sarà. Quindi sono tante clip separate con audi diversi, ma vi assicuro che tra un poco è messo bene. Altri manifesti per le persone, per una persona scomparsa. Sono andati via, hanno lasciato tutto così. E tutto lasciato un po' così a caso, in giro. Vediamo, apriamo questa porta. I hope the key might unlock the front door. It didn't. Figurati. Ovviamente no. Vediamo. Tac, bei guanti. I felt like the house itself had been waiting for me. Cioè, guardate quanti dettagli. Boh, sarà una cosa che ripeterò tantissimo, ragazzi, ve lo dico già. Però, se è il mio gioco preferito, e vi assicuro che io ho un ottimo gusto in fatto di videogiochi, di narrativi, ci sarà un motivo, ve lo assicuro. Guardate qua, quanti dettagli per dei punti in cui, boh, campanelline. Come vedete qua abbiamo anche il suo diario che fa anche da menu di gioco. E ovviamente noi stiamo Edith, la ragazza Edith. E abbiamo l'albero genealogico della sua famiglia. Come vedete, tutta gente che è morta spesso, non sembra, ma molto spesso è morta giovane. Quindi non sembra esattamente una famiglia fortunatissima. Comunque ci sta. Quanto è figo sto gioco. Comunque entriamo finalmente in sta casa. Campanellino. E si passa così qua dentro. Tac. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Sta laghicchiando un po', ho visto che ha laggato leggermente, però vi assicuro che è colpa di Chef Factory, non è assolutamente colpa del gioco. L'ho giocato tante volte, anche perché non è molto lungo, si fa in fretta, e vi assicuro che non lagga assolutamente. Comunque guardate di nuovo quanti dettagli. Se... una macchina. Una vecchia station wagon, sembra quelle con la parte lì davanti, di lato in legno. Cioè, io vi giuro, ogni volta che lo gioco scovo sempre qualche dettaglio nuovo. Cioè, guardate quanti libri, sono sicuro che se uno si mette a leggere tutti i titoli di tutti i libri che sono sparsi per la casa, legge dappertutto, troverà centinaia di easter egg. Centinaia. Io però sono dislessico e non mi metto a fare di certo una cosa del genere. Guardate qua, bici, di tutto, di più, di tutto e di più. Cioè, io davvero non lo so. C'è anche la luce. The power had been turned off the night we left. Giustamente, ha anche molto senso. For the first time in years. Per la prima volta dopo 30 anni. Peraltro abbiamo... I felt like I was home. Peraltro, prima di andare avanti, abbiamo anche qua il calendario che ci dice quando sono andati via. E sono andati via nel 2010. Nel 2010. Questo gioco è uscito nel 2017, quindi sono passati 7 anni, come ha detto lei, sì. Questa è la cucina. Guardate quanti dettagli. But instead of a family, there were just memories of one. Soltanto i suoi ricordi, già. Qui abbiamo parte della famiglia, quindi abbiamo Edith, Eddie, che è la nonna, Lewis, che è il fratello, e Dawn, che è la madre. Qui abbiamo un'altra cosa, Lewis Finch,
In Living Memory. Ah, beh, sì. Anche lui è schioppato molto male. Sfortunatamente. Cioè, guardate quanti libri. Guardate quanti libri. Guardate quanti dettagli. Dettagli sarà la parola d'ordine. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Giustamente. Io... guardate Or qua. how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Giustamente. Guardate. Guardate che... questo libro era inutile. Potevano anche non metterlo. Ma l'hanno messo. Hanno preso uno da parte e gli hanno detto: fa questo libro, usa il tuo tempo, io ti pago per fare un dettaglino che il 99% della gente non vedrà mai. Ma invece è scritto. Cioè, guardate. È tutto fatto. C'è tutto. È davvero incredibile. Ti fa sentire proprio la sensazione di una cosa abbandonata, come se fosse passato un tornado e nessuno avesse più messo niente a The table posto. was still a wreck from the night we left. Già, guardate, guardate quanti libri, quanta roba. Qui una piccola finestra che dà sul garage. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Esatto, esatto, esattamente questo. È incredibile. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. E questa è la persona che ha vissuto di più di tutta la famiglia, ve lo dico già. Non, gli altri non sono vissuti così a lungo. Non hanno avuto questo privilegio. Guardate qua, siamo su un'isola, eh. Siamo su un'isoletta, ma ci verrà detto, ci verranno date informazioni più tardi. Guardate qua quanti dettagli. Guardate qua che bello. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Esatto, cioè, guardate, non... è incredibile, io passavo Even the tutto... fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Caso originale, che tra un poco avrete più informazioni cosa si intende con caso originale. Allora, io questo gioco ve lo dico già, l'ho giocato moltissime volte, quindi se mi vedete che non vado magari, boh, a guardare cosa c'è sotto il camino, è perché so già che non c'è niente, fidatevi di me. Guardate qua che bellezza. Quanti quadri poi, quante immagini. Quante foto, che sembrano foto vere, cioè sono realmente delle foto vere. Mi viene da pensare che siano immagini del vere prese, foto vere scattate magari agli sviluppatori del gioco. Può essere, possibile. Da qui non si passa. Quasi quasi faccio la base principale di Minecraft su questo stile, con un albero enorme che tiene su tutto. Comunque possiamo proseguire. Mom Ok, qui always c'è una told me to porta. stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Giustamente. Anche qui guardate quanti dettagli. Altre foto. Insetti. Qui sono molti insetti. Schifo gli insetti. E un piccolo carillon per Barbara. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Sì, la casa è stata costruita dal bisnonno, che se non mi sbaglio è il marito di nonna Eddie. Qui altre immagini della famiglia. Vedete che queste immagini qua che rappresentano la famiglia, con scritto nomi della famiglia, che come vedete fanno parte del gioco, sono diverse da dalle altre foto. Quindi sono abbastanza convinto che le immagini siano prese da foto degli sviluppatori, che hanno fatto davvero gli sviluppatori nella loro vita. Guardate. Violino. Questo penso sia... non è una viola perché è troppo grande. Violoncello. Potrebbe essere un violoncello, sì. Qui abbiamo un orologio. Guardate quanta roba. Ed ecco qui altri My fogli. mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Allora, se non sbaglio, anzi ve lo dico più avanti nel gameplay, va? Anzi, ve lo A dico lot of adesso. things got left behind in the whirlwind of that last night. Allora, se non sbaglio, questo gioco è collegato con Unfinished Swamp. Edie told me once that every finch who ever lived is buried somewhere in the library. È collegato con il gioco Unfinished Swamp. Spero di averlo pronunciato bene. E poi più avanti After vedrete Milton anche. disappeared.
Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Gli spioncini. Guardate quanta roba. Quanta roba c'è da vedere. Guardate. Qui ci sono tutte stanze sigillate. Tutte quante. Questa qua addirittura doppia. Kelvin. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Il suo fratello morto. Beh, sono tutti morti. 1950-1961. Come vi ho detto, non hanno vissuto molto a lungo queste persone. 11 anni. Gregory, 1976-1977. Un anno. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Beh, non è esattamente una cosa normale. Un anno aveva sto bambino quando è morto. Qui invece Sven e Eddie, quindi la nonna, il bisnonno e la nonna, e la bisnonna. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Il nonno è morto una cinquantina di anni. No, vai indietro. Nonno è morto 1915-1964. Non so a contare, ragazzi. A nonno invece 1917-2010. Ok, continuiamo con la nostra esplorazione. Guardate che figata. Ma vi piacerebbe una casa su Minecraft con questo stile? Perché a me sì, adesso che la guardo bene così. Ok. Da questa parte c'è una porta aperta. Da questa parte invece ci sono altre porte. Molly. 1937-1947. Oh, fosse morta nel 47, giustamente. Va via da sta porta. Qui abbiamo una foto, penso sia, del bisnonno. Qui altre immagini. Voglio vedere prima cosa dice anche agli altri spioncini prima di proseguire con quella porta. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Una star, solita bambina star che poi si perde, gli succedono cose brutte. Ed ecco qua la sua stanza, 44-60. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. 16 anni aveva quando è schioppata anche lei. E di qui poi non si può salire. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Terzo piano, la notte in cui ce ne siamo andati. Allora, se vi doveste piacere, ragazzi, io sarò molto felice di portarvi anche Gone Home, un gioco molto simile a questo, anche se è molto più grezzo. Purtroppo ho finito Swamp e non posso portarvelo perché è solo su console vecchie. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Guardate la luce. Adesso immaginatevi questo gioco con la ray tracing. Immaginatevelo un attimo. Guardate qui la luce, i colori, la polvere. Quanto è tutto quanto incredibile. Cioè, guardate la polvere. Non è un filtro a schermo come in The Last of Us. Perché anche in The Last of Us ci avete la polvere, ma è un filtro a schermo. Non è una cosa mobile che si muove. Qui invece si muove per la stanza. Non è un filtro, un semplice filtro a schermo. Cioè, guardate. Guardate la ricchezza di dettagli che c'è in una stanza vuota. È una stanza vuota ed è colma, piena, straborda di dettagli. È incredibile, secondo me. È davvero una cosa incredibile. Comunque... Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Lewis. Monello. Vabbè. Senza offesa, ragazza, ma se c'è... My mom was really good at keeping secrets. Ma c'è un libro così attaccato a una parete. Con un lucchetto, secondo me, è un po' sospetto, eh. Non voglio insultare la tua... Wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Milton. Lui passa ovunque. Siamo... Guarda che bella finestra. Maybe it sounds like I had a plan. Ah sì, ovviamente lei sta scrivendo su questo diario, sta raccontando la storia a qualcuno. But I had no idea what was behind that door. Cosa c'è dietro questa porta? C'è la stanza di Molly, se non sbaglio. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Salvataggio. Ok, ragazzi.
I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Oh, ci sta un botto. Allora, il gioco è formato da... Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Oddio. Posso immaginare lo stupore. Guardate, no, non mi fa vedere lo spioncino. Ok, guardate qua, quanto è bello, quanto è tutto fatto molto bene. Cioè, guardate qua. E che, ok, adesso qua arriviamo a quello che è il modus operandi classico di questo gioco e di come ci racconterà le storie. Preparatevi. Se Edith non mi interrompe, preparatevi perché è un viaggio incredibile e stupefacente. Diario di Molly Finch. December 13th, 1947. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Allora, io ho sempre cercato di capire cosa è successo realmente quando c'erano queste storielle. E vi giuro, questa è la storia che più di tutte non ho mai capito come potesse essere la versione reale, come sia andata veramente questa storia. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. My Halloween candy was all gone. Vabbè, siamo anche a dicembre ormai, eh. Brava se non l'è già finita, se non... cioè brava che magari l'è conservata a lungo, ma è dicembre. Guardate qua, è ancora tutto esattamente come era quando è scomparsa. La stanza, quella che abbiamo visto con Edith, intendo. Vabbè, a parte il pesciolino, poraccio. I thought about eating Christopher, but I held back. Porello. Vivere così, morire in sta maniera, che brutto. Comunque, continuiamo. Delle bacche. I ate a lot of things that night. Ma non sono velenose le bacche di sto coso, che non mi ricordo come si chiamano, ma che soprattutto penso sia finto questo, non credo sia davvero... Cioè, penso sia di plastica queste. No, non si mangiano. Vabbè, giustamente, di generale è molto importante, ragazzi, mi raccomando. C'è un uccellino. Dov'è quel bastardo? È alla finestra? No, non è a questa finestra. È il momento di mangiarti. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. La rondine che tornava al suo nido. I reached out for her. Ah, c'è la catenina, dai. And suddenly I was a cat. Come... Ok, ce l'ho fatta a saltare. I tried to be quiet, but the bird was really scared. La rondine bastarda, sarà la mia cena. Mom and Dad didn't even look at me. Ma guardate, sono lì. Davvero, questa è forse la storia più oscura di tutte. Dov'è la rondine? Puttana che non sei altro, ti prendo. I jumped and I almost got her. Dai, che ci siamo quasi. Guarda come faccio il bastardo giampusto. Oh. Come citare pure un Watermelon of Edith Finch. Solo io potevo fare una cosa del genere. Dove devo andare? Ah, eccoti la rondinella bastarda.
Dai, che ci siamo quasi. No? Ok, qui. Now I was up in the big tree. Sul grande albero. I promised that I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Dai, ci siamo quasi. I gobbled her up. Ok. I was an owl. First, ecco. All I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Ecco, quando ho detto che sarebbe stato un bel trip, intendevo queste. Intendevo questo, se già prima non lo fosse stato sufficienza. Rabbits. Dove siete? Eccoli qua. Ok, ce l'ho davanti. Sono da qui da qua. Dobbiamo trovare sti conigli. Eccolo là. Ho preso uno. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up and I didn't chew one bit. Trip allucinante. Cercare altri conigli, ragazzi. A mama rabbit. Eccola là, bastarda. Sei mia. Presa. Prima la rondinella, poi il coniglio. I started choking, but I couldn't stop eating. Suddenly, I was a shark. Così, perché sì. Cioè, vi rendete conto, ragazzi, di che trip allucinante? Ok. Questo sono io quando mi ribalto con la macchina su GTA. È identico. Cioè, dove stiamo andando? E tutto ciò è ancora, penso sia ancora l'isola. L'oceano. C'è una foca. I wanted fat, juicy seals. La foca bella grassa. I tore off the flipper. It tasted really good. Dobbiamo trovarla. Eccola là. Seguiamo. È un po' un casino. Adesso invece è diventato. È diventato Oryx. Guarda che fa la carica. Questo gioco è incredibile, ragazzi. Dove cazzo è la foca adesso? Eccola là. Ah, ecco così, si scende. No, l'ho mancata clamorosamente. Ok. Così sta puttana la prendo adesso. Sei mia! Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Tutto era cambiato. Cioè adesso siamo un po' mostro tentacolare, tipo quelli che si trovano lì. Ok, con R2 si forse ci si muove. Guardate qua. Sistema di spostamento. È comunque molto vicino a Natale, ricordiamoci che è il 17 dicembre se non sbaglio. Quindi molto vicino a Natale. Siamo su un traghetto, penso. Dovrebbe essere un traghetto. Che ci porta quindi verso l'isola. Ragazzi, che cazzo di trip! Guardate qua che trip. I wanted to stop, but also I didn't. No, tu non ti vuoi fermare, ragazzina. Non è quel che stai facendo, perlomeno. Guardate, guarda qua. Cos'è che facciamo? Mm.
Non riesco a leggere quello. A volte c'è sto problema con le cose da leggere. Momento di entrare. Cioè, ma se una fogna, santo Dio. È peggio di me al cenone di Natale con i parenti. Un vecchio condotto. Vediamo dove porta questo condotto. Ricordiamo che siamo sempre su un'isola, eh. Saliamo su, sempre più su. Siamo fuori dal tunnel del gabinetto. Questa musichetta horror. I got closer and closer. Sotto il letto. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know. I will be delicious. Cioè, ma che cazzo di trip della Madonna! È assurda sta cosa. È assurda. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Vabbè. Grazie, Edith. Non sono sicuro di credere a tutto, ma grazie. Comunque, boh. Se vi è piaciuto, allora facciamo così. Se questo video vi è piaciuto, ditemelo. E l'episodio della domenica potrebbe diventare quello per il walkthrough. Oggi credo che mi fermerò qui, adesso vedrò quanto è lunga la registrazione, ma però mi fermerò qui. E ditemi poi cosa ne pensate voi. Se vi è piaciuto lasciate like, condividete e lasciate un commento. Iscrivetevi al canale e se non lo avete ancora fatto rispondete anche ai cazzo di sondaggi e mettete la campanellina attiva per le notifiche se non volete perdervi nemmeno un episodio di questo capolavoro assoluto di sempre che è Watermane o di Edith Finch. Io sono Davide Giovanni e pregate la betulla a voi.